Cala Monaci, in provincia di Agrigento, è un piccolo centro collocato a 307 metri sul livello del mare. Distante appena 50 km dalla città dei Templi, a 20 da Sciacca e 3 da Ribera, è situato tra il mare e monti in una zona di indubbia bellezza. Il nome di Cala Monaci, da molti attribuito all'arabo Kalat at Munak, ovvero fortilizio di sosta. Nel giro di 3 secoli, dal XIII a metà XVI secolo, passò da un proprietario all'altro, senza tuttavia subire grossi mutamenti. Le origini del paese attuale sono legate ad Antonio Termini Ferreri, che nel 1574 ottenne l'autorizzazione a fondare e ripopolare il feudo. 10 anni dopo, San Vincenzo Ferreri, domenicano spagnolo, fu proclamato patrono del paese e proprio in quel periodo iniziarono i lavori per la costruzione della chiesa a lui dedicata, in cui possiamo ammirare pregevoli altari e sculture. Suggestivi mosaici, opera dell'artista locale Vito Russo, impreziosiscono la piazza antistante e la chiesa madre, piazza Municipio. Il centro si presenta ben squadrato, con strade larghe, mentre è unico lo spettacolo che si può ammirare dal belvedere che si affaccia su un'ampia vallata ricca di colori. Sfruttare al meglio le potenzialità legate al territorio potrebbe rappresentare un volano per lo sviluppo economico del paese. Noi contiamo di creare uno sviluppo reale nel nostro piccolo centro, che è un centro prettamente agricolo, e fortunatamente godiamo di una ottima posizione geografica che ci permette di stare a pochi chilometri da Sciacca, da Eraclea Minoa, dalla Valle dei Templi, da Selinunte. E quindi contiamo di poter essere noi una base logistica per un turismo che tende a visitare i posti a poca distanza e offrire noi l'alloggio, il bed and breakfast, il paese albergo. L'economia è prettamente agricola e in particolare si producono vino, agrumi, mandorle, ma soprattutto olio extravergine di oliva, estratto da olive della varietà Biancolilla. Da 4 generazioni produttrice di olio, la ditta Sarullo, una realtà imprenditoriale importante di Cala Monaci. Siamo in compagnia del titolare, con il signor Gaspare, al quale voglio chiedere subito caratteristiche dell'olio d'oliva, dell'oliva appunto Biancolilla, che nasce proprio da queste parti. Sì. E da noi si produce quasi al 90% la Biancolilla, che è una qualità di olive che facciamo un olio molto buono, e appartiene ai leggeri, agli oli leggeri, con anche dei profumi gentili. E allora noi lo portiamo avanti in tutta Europa, e anche oltre Europa, andiamo negli Stati Uniti e anche in Canada, e abbiamo avuto molto successo. Altra attività che dà prestigio a Cala Monaci è quella delle ebenisterie di Carmelo Chirafisi, che opera dal 1950. L'azienda crea mobili d'arte intagliati, anche personalizzati, ed esporta in diversi paesi europei. Di rilievo anche la ceramica, che grazie alla ditta Terra e Fuoco rappresenta il meglio della produzione ceramista calamonacese. Il piccolo centro è ricco di usi e manifestazioni legate principalmente alle ricorrenze religiose che si susseguono durante l'anno, come nel caso della Settimana Santa. A mezzogiorno del Venerdì Santo si affigge alla croce del Calvario, nella parte alta del paese, la statua del Cristo morto, accanto alla quale viene posta quella della Madonna addolorata in lutto.
La sera dello stesso giorno, la deposizione dalla croce e la successiva processione comunicano particolare commozione a motivo degli antichi e suggestivi lamenti che un gruppo di uomini esegue con grande partecipazione. Il Calvario di Cala Monaci ha una sua peculiarità. Dal marzo 2002 è ricoperto interamente dall'aste di pietra provenienti direttamente dalla Terra Santa. Siamo in un luogo storico di Cala Monaci, la contrada appunto detta del Calvario. Siamo di fronte a un monumento importante per l'intera comunità del piccolo centro in provincia di Agrigento, in compagnia dell'assessore al turismo Giuseppe Filippone, a quale voglio subito chiedere che cosa rappresenta quello che ha alle nostre spalle. Questo è un posto importantissimo di Cala Monaci storicamente, perché qua sorgeva un antico convento carmelitano, mi pare. Poi è rimasto solo questo luogo qua. A cosa serve? Qua si porta la statua del Cristo morto e della Madonna addolorata il giorno del Venerdì Santo. Tutta la gente viene qua, si fanno dei canti molto belli. Questo luogo è stato restaurato più di una volta. Il restauro più importante è quello del 23 di marzo del 2002, quando il Calvario è stato rivestito con pietre di Gerusalemme. Sono state importate direttamente dalla Terra Santa. È stata una gran bella festa. Il posto adesso, secondo me, è più importante, significativo. Cioè, se pensiamo che queste pietre sono state tratte dai luoghi biblici, che vicino a queste pietre è passato Cristo, è una cosa importante da un punto di vista della fede e da un punto di vista emotivo pure. Nell'occasione dell'inaugurazione è venuto il vescovo di Agrigento, è venuto anche un sacerdote che vive a Bethlehem, un amico di Cala Monaci, direi, è padre Jan Majernik, che ci ha fatto dono di una magnifica immagine, un crocifisso che si trova dentro questa cappella. Di notevole interesse culturale è il convivio musicale, una rassegna di musica tradizionale che si svolge alla fine di luglio. Rosario Pericone dell'Associazione Musicale Michele Palminteri ci parla dell'importanza che la manifestazione assume per l'intera comunità calamonicese. Ma questo convivio musicale nasce da una intuizione che hanno avuto Giovanni Moroni e Enzo Vacante, che nel lontano 1989 hanno realizzato qui a Cala Monaci una edizione discografica dal titolo La tradizione musicale a Cala Monaci, dove sono state raccolte tutti i canti di tradizione orale che erano presenti a Cala Monaci e che sono ancora tuttora presenti. Per fare un esempio, i canti della Settimana Santa, i canti di paglia che i contadini cantavano durante il lavoro nei campi della mietitura o della trebbiatura, e tanti rosari, ninne nanne, filastrocchi, quindi tutto quello che nel panorama, diciamo, della musica tradizionale siciliana rientra sotto il nome di tradizione orale. Le rappresentazioni teatrali si svolgono di solito nell'accogliente sala teatro all'interno del centro sociale. Ma la manifestazione della quale gli abitanti di Cala Monaci vanno orgogliosi e per la quale si registra la presenza nel piccolo centro di un gran numero di turisti provenienti anche dai paesi limitrofi è quella in onore di San Vincenzo Ferreri, che si celebra la prima o la seconda domenica di agosto. Padre Giuseppe Tagliareni, arciprete della Chiesa Madre, si sofferma sull'aspetto religioso della festa. Viva San Vincenzo Ferreri, viva! Viva! Cala Monaci è uno dei pochi paesi che c'è San Vincenzo come patrono. È un grande santo domenicano, figlio quindi spirituale di San Domenico. Viene rappresentato con la fiamma sulla testa e con il libro della Bibbia in mano. Quella fiamma rappresenta il dono dello Spirito Santo come gli apostoli, perché fu un grandissimo predicatore e anche un taumaturgo. Molti miracoli si raccontano nella vita di San Vincenzo. Nota caratteristica dei festeggiamenti sono le cosiddette rigattiate, processioni in corsa con i simulacri raffiguranti San Giovanni Battista e San Michele Arcangelo. In occasione della festa del patrono, queste statue dei due santi vengono portate a spalla sulla mare
in una processione in corsa perché, per poter esprimere la gioia della festa del patrono. E secondo un costume spagnolesco, non solo si sparano mortaretti da tutte le parti, ma si cerca di mimare la gioia dei due santi per la festa del patrono. E questo mimo avviene mediante il lancio con forza e con destrezza di queste statue, queste bare pesano, vengono lanciate in aria e riprese prima che possano toccare terra, e poi si fanno roteare a velocità con vera abilità e destrezza, che è un punto di onore per tutti i giovani di Calamonacese riuscire a fare. Esse hanno luogo la sera del venerdì e della domenica e si svolgono lungo il corso cittadino principale, dove San Giovannara e San Michelara, cioè i devoti di San Giovanni Battista e di San Michele, in un alterno sali e scendi, trasportano correndo il pesante simulacro del proprio santo collocato sulla vara addobbata da artistiche composizioni floreali. E a proposito di addobbi, siamo stati a trovare il signor Francesco Vacante, San Michelaro Doc, responsabile per oltre un ventennio dell'arredo della vara del santo. Io ho imparato a fare le stesse cose attraverso un fioraio, di che anni e anni poi comincia a essere, insomma, più bravo, insomma, a capire com'era la situazione. Cercai di farle sempre con massima precisione e leggerezza, perché dato che dovevano ballare e fare sto santo, per paura che cadessero queste cose, li risolvavo benissimo. Una volta non avevo nessuna idea di fare quell'anno, ma dice cosa fa, tutti mi chiedevano, dice cosa fa quest'anno, ma cosa faccio quest'anno? Mi trovai davanti alla chiesa tre giorni prima, con pace di Franco, lui stesso mi fa, dice cosa fa quest'anno, dice, non lo so, se mi fa la cortesia di aprire la chiesa, dice che cosa deve fare, ma vediamo di cos'è, quando guardo il santo per vedere, insomma, se mi viene un'idea. E aperto la chiesa, sono entrato, appena ho visto San Michele, già l'idea è venuta subito. Invece, in compagnia di Enzo, voglio parlare un po' delle vicende storiche del paese, le compenetrazioni con il culto di San Vincenzo e naturalmente San Giovannari e San Michelari, la rivalità. Sì, beh, diciamo che questo paese storicamente nasce alla fine del 500, nel 74, perché appunto i Termini Ferreri acquistano questo terreno dove c'era un casale anche più antico, e fondano il paese appunto in quel periodo, e alcuni anni successivamente a questa data fondano la chiesa, un convento di carmelitani, e quindi c'è un primo nucleo di abitanti che viene a abitare qui a Calamonaci. Rigattiate vuol dire gara, proprio il termine vuol dire gara, regata, rigattiata, un'analogia. E anticamente venivano svolte sempre lungo la strada in cui si svolgono adesso, però contemporaneamente i due santi sfilavano, diciamo così. E poi a un certo punto, per problemi di ordine pubblico, fu pensato di farli uscire una alla volta. Ecco, la cosa particolare che noi dobbiamo notare è che c'è sempre una musica, queste tarantelle appunto San Michelate e San Giovannate, che incalzano tutta questa situazione, fuochi d'artificio, quindi dal punto di vista sonoro è coinvolgente anche per questo. Il culto, ma anche la tradizione culinaria calamonacese. Tutto ciò che gli operatori del settore preparano in occasione della festa più importante del paese. Giuseppe Zambito del ristorante La Rucciola a San Giovannaro, Vincenzo Giordano del ristorante Belvedere, ovviamente San Michelaro. Festa di San Vincenzo Ferreri a Calamonaci, momenti anche che riguardano un po' l'arte culinaria, in compagnia del Giuseppe Zambito del ristorante La Rucciola. Vogliamo un po' parlare delle peculiarità del giorno di San Vincenzo per quanto riguarda appunto la cucina. Diciamo che la cucina, diciamo, tipica siciliana mediterranea, con tutti i prodotti locali, come le vede, vediamo delle carciofi marinati, caponatina di melanzane, zucchine, peperoni, alive, e poi anche del pecorino fresco, diciamo, fatto sempre di settimana. Ecco, il giorno di San Vincenzo. Oggi abbiamo preparato come menù dei cannelloni al forno, poi del pesce spada, gamberone, della frittura mista, diciamo.
più altri tipi di pesci che la clientela richiede. Quindi giorno di San Vincenzo Ferreri, altre prelibatezze tipiche della zona in compagnia di Vincenzo Giordano, che del ristorante Belvedere, il quale ci vuole parlare appunto di qualche diciamo tipicità in ordine ai piatti. Allora, come tipicità di piatti abbiamo diversi tipi di piatti, soprattutto per il giorno di San Vincenzo, come antipascini abbiamo della caponata di melanzane, sempre nostra produzione, le panelle fatte con la farina di ceci, la frittata di piselli, le olive verdi, l'insalata di mare, prosciutto e melone che è fresco e questi tempi fa bene, fa troppo caldo, le melanzane panate, le zucchine fritte e poi una cosa qua del posto, il pane fritto con l'uovo. Il pane fritto con l'uovo. Però naturalmente, visto che lei è un San Michelaro, sì, ecco, ci vuole dire che sta preparando qualcosa di particolare, so che già nel prossimo... Di solito per il giorno di San Vincenzo facciamo degli spaghetti alla San Michelara, ecco, che sono molto richiesti anche dei forestieri che vengono e ogni anno vengono a assaggiare queste prelibatezze. Ma torniamo all'aspetto religioso della festa. La domenica pomeriggio, intorno alle 17, è usanza ritrovarsi sotto l'abitazione del presidente del comitato organizzatore per il tradizionale passaggio del quadro. Frattanto, non molto distante dal paese, si preparano i fuochi d'artificio per lo spettacolo notturno. Rientriamo in paese ed entrando in chiesa assistiamo alla vestizione del santo patrono, mentre la corale di Calamonaci si prepara alla messa vespertina. La processione con il venerato simulacro raffigurante il patrono San Vincenzo si svolge la sera della domenica, prima delle rigattiate, con grande partecipazione di tutta la cittadinanza, particolarmente devota al santo. Nell'occasione si compie il cosiddetto Giro degli Santi, antico percorso processionale che tocca l'intero perimetro del paese. Ma sono le rigattiate ad animare la lunga notte di festa. I primi ad apparire sono i San Giovannara. Naturalmente è la volta dei San Michelaro. Thank you.
Le vare sono ornate artisticamente di fiori in una foggia ogni anno diversa e che rimane segreta sino all'ultimo. La corsa è scandita dalla musica della banda sempre più incessante, mentre dai balconi gremiti piovono fiori e manifestini colorati. I due gruppi cercano di superarsi in tutte le espressioni intese a tributare onore al proprio santo, soprattutto nella quantità e nella bellezza dei fuochi artificiali, per i quali vengono ingaggiati pirotecnici di alto livello, provenienti non solo dall'intera isola, ma anche da diverse regioni d'Italia. Spazio finale ai fuochi, uno spettacolo che si commenta da solo. Voglio rivolgere un saluto a tutti gli emigrati. Noi abbiamo voluto realizzare questo documentario oltre che per dare immagine al nostro paese, per permettere ai nostri emigrati che ci stanno molto a cuore di vedere, di godere di questa immagine, specialmente a quelle persone emigrate che non sono presenti durante la festa del Santo Patrono. So che ci tengono tantissimo, so che col pensiero ricorrono spesso alla nostra festa, che è un appuntamento annuale. E io rivolgo a loro un caloroso, affettuoso saluto, dicendoci che noi li teniamo sempre presenti, li teniamo informati attraverso il nostro giornale, che è Calamonaci nel Mondo, stampato da Momenti, e che con questo documentario vogliamo avvicinarli e farli partecipi delle nostre attività.